Buongiorno e ciao a tutti da Marco. Oggi vedremo il modo con cui seleziono e sviluppo le immagini che solitamente potete vedere sul mio sito, sui social o sugli altri canali dove generalmente mostro le immagini che scatto. Si potrebbe pensare che sono già perfette così, ma non è vero. La parte di selezione, di sviluppo e di post-produzione è imprescindibile, è fondamentale, fa parte del processo fotografico a tutto tondo. Ora, quello che vedete qui di fronte è già una selezione che io ho fatto di diversi scatti nel corso di un evento di gioco di ruolo dal vivo, in cui sono per la maggior parte ritratti. Come potete vedere, uso Lightroom nella versione CC 2015 e solitamente faccio una selezione legata ovviamente alla qualità dell'immagine, a come, a cosa trasmette dal punto di vista dell'emozione, e do una mia votazione interna. Ora, prendiamo questa foto per esempio. Questa foto ha già 3 stelline, vuol dire che io ho già fatto un processo da questo punto di vista con questa immagine. Vado in sviluppo, vado a vedere che nella storia l'ho fondamentalmente solamente importata, non ho fatto nessun tipo di processo, quindi per dargli una coerenza con le altre immagini, torno indietro, una foto dove ho già fatto delle impostazioni, Ctrl Shift C per copiare le impostazioni di questa immagine. Adesso non mi metto a farvi vedere tutte quante le impostazioni perché sarebbe lungo. Vado sull'immagine successiva, Ctrl CV e la copio. E già vedete che c'è una differenza sostanziale tra il prima e il dopo. Il prima, abbiamo una foto con una dominante rossa abbastanza importante e un dopo dove ho fatto sostanzialmente una correzione dell'obiettivo e ho tolto la dominante rossa. La foto potrebbe apparire già interessante in questa maniera, ma non ci accontentiamo. Non ci accontentiamo e quindi che cosa facciamo? Dato che Lightroom è sicuramente uno strumento potentissimo, ma non permette una correzione del dettaglio come interessa a me, io che cosa vado a fare? Tasto destro, modifica in e vado nel mio amato Photoshop nella versione CC 2015.5. Oh, qua c'è già un'altra immagine che ho ritoccato, chissà com'era inizialmente. Comunque, vado qui, anche qui per una questione di coerenza con le immagini che ho già ritoccato precedentemente, il procedimento che faccio più comunemente è quello di prendere un'immagine che ho precedentemente postato, che ho già finito, che ho considerato finito. Andare a prendere dei livelli che sono i livelli di regolazione dei colori che mi interessano, che in questo momento sono selezionati, eccoli qua sotto, e sono selezionati come non visibili, sono stati deselezionati realmente, e me li trascino sulla faccia, sulla immagine che sto andando a ritoccare. Li seleziono uno per volta. E che cosa ho fatto in questo momento? Dall'immagine che avevo prima, a cui vi ricordate ho tolto la dominante rossa, non faccio altro che aggiungere ombre, aggiungere nero, dare un nero un po' più carico. Qui ci sono delle ombre che sono un po' morte, quindi non danno abbastanza contrasto all'immagine, e dare un pelino di più di rosso. Prima di arrivare a questo bianco e nero, crea un livello vuoto sopra l'immagine principale e sotto i livelli di regolazione dei colori per fare cosa? Per fare una correzione di quelli che potrebbero essere gli effetti del viso. Ora, questa non è una foto beauty, non avrebbe bisogno di fare una grossa correzione del viso. E infatti facciamo una cosa abbastanza veloce usando la pecetta, come si dice a Roma, e andando a pennellare, dopo aver campionato una parte di pelle, leggermente le zone che possono risultare meno interessanti della pelle. Quali sono le zone meno interessanti? Sono quelle che hanno delle macchie, dei brufoli, non i nei, perché comunque i nei sono parte caratteristica della pelle delle persone, quindi non dovrebbero essere tolti al massimo se sono troppo evidenti, troppo scuri, troppo grossi, possono essere leggermente ridotti, leggermente schiariti per renderli più gradevoli, ma sostanzialmente non vanno tolti. Diciamo quindi punti rossi, macchie, tutto quello che eccesso di barba, come nel caso di questo bel guerriero, e tutto il resto che
Qui io sto togliendo anche un po' di lentiggini che sono causate un po' dall'anzianità, un po' dal sole che calava a picco, che possono rendere quindi meno interessante il viso della persona. Ripeto, non è un beauty. Se fosse un beauty io andrei a togliere anche queste rughe di espressione, ma sono delle rughe fondamentali per ottenere la drammaticità, l'espressione di questo viso. Se fossi un beauty non userei nemmeno questo procedimento, userei della separazione delle frequenze che mi permette di avere un controllo totale della texture della pelle senza perderne il dettaglio. In questo momento non ci interessa, questa è una foto abbastanza semplice che non ha bisogno di un grosso ritocco della pelle, quindi io vado semplicemente a uniformare i colori, i toni della pelle, togliendo le macchie più evidenti, togliendo eventuali punti neri, brufoli e altre cose non proprio bellissime della pelle. Questo va fatto soprattutto per le foto dove ci sono delle ragazze, mi raccomando. Fondamentalmente già così va bene. Poi in altre situazioni potrei andare a ritoccare, che ne so, qui dove ci sono dei peli, delle sporcizie sul tessuto. Fondamentalmente già così ci piace, quindi faccio vedere velocemente, qui c'è un altro piccolo puntino che lo uniformiamo ancora un po', ancora un po', ancora un po', ancora un po'. Notate che ogni volta che io vado a prendere un punto diverso della pelle, la ricampiono in modo da avere un'uniformità di colore quanto più simile possibile a quella zona della pelle. Ora, dopo, prima, dopo, prima. Non cambia tantissimo, però così c'è un aspetto già più pulito della pelle che può essere anche utile per eventuali fotoritocchi molto più spinti dopo, se lo vogliamo invecchiare, se lo vogliamo imbruttire, se lo vogliamo sporcare, perché magari ci serve una foto più sporca. Ma torniamo alla regolazione del bianco e nero. Abbiamo il bianco e nero, adesso abbiamo la foto come la vogliamo. Che cosa facciamo? Andiamo a creare un livello sopra tutti gli altri, che non è altro che l'unione di tutti quanti i livelli. Abbiamo quindi, ecco la foto finale. Tolgo la spunta di visione a livello bianco e nero. E che cosa cambio? Cambio la regolazione di livello. Con questa regolazione la metto in overlay, in sovrapponi. Do un contrasto maggiore alla foto. Ora, questo è un contrasto troppo elevato. I colori diventano sbiaditi, quelli chiari, e diventano troppo scuri quelli neri, sarebbe una foto sbagliata. Quindi che cosa faccio? Partendo da questo contesto vado a cambiargli l'opacità che metterò tra un valore tra il 10 e il 20%, tendenzialmente il 20% ci piace. Quindi torno, sembra una foto identica a quella di prima, ma facciamo sempre il controllo dopo e prima, dopo e prima. Anzi, dopo e prima. Che cosa cambia? C'è un nero un po' più carico, un nero un po' più carico che rende più interessante la foto, gli dà un po' più di volume. La foto potrebbe essere già finita così, ma non ci accontentiamo, quindi che cosa andiamo a creare? Un livello di aggiustamento di curve che vado a aumentare. Vedete che aumentando però creo una foto totalmente sparata verso il bianco, questa è totalmente sbilanciata. Quindi CTRL I per invertire, non ho più questa curva, ma questa curva che cosa mi serve? Magia. Prendo il mio bel pennellino che ho precedentemente settato con i miei valori, diciamo, standard, che sono l'opacità al 100%, la sensibilità alla pressione della penna. In questo momento sto usando una tavoletta Wacom, e una sensibilità anche all'inclinazione. Questa è la sensibilità alla pena, e questa è la sensibilità anche all'inclinazione. Un pennello medio di grandezza media, e mi vado a schiarire gli occhi. Mi vado a schiarire gli occhi.
una piccola lavoro di sfumatura per non far vedere troppo la riga dello schiarimento, vi rimpicciolisco la foto, vi faccio vedere con, senza, pardon, senza, ce la posso fare, con e senza ho dato un po' più di luce agli occhi. Non mi accontento, faccio lo stesso gioco di curve, ma lo faccio questa volta scurendo, scurendo parecchio. Di nuovo inverto per mettere la maschera solamente dove voglio io, con un pennello leggermente più grande e con un'opacità un po' minore del 100%, questo che, perché mi permette poi di ripassarci e dare maggiori possibilità di miglioramento dell'immagine, scurisco sopracciglia, barba. Le ombre sui rivetti, le dell'armatura, perché in questa maniera faccio uscire un po' di più i dettagli. Tessuto, allargo leggermente il pennello e faccio vedere anche che c'è un po' più di capelli sulla testa. Abbiamo detto che le rughe di espressione ci interessano, quindi le accentuo leggermente. Quasi fatto, eh? Quasi fatto. Creo un ulteriore livello di regolazione con le curve, lo rialzo un po' meno di come l'avevo alzato precedentemente, non per schiarire, ma sempre CTRL-I, per invertire, sempre pennello, e questa volta invece che lavorare sulle ombre, lavoro sulle luci. Notate che il pennello è settato in bianco perché la maschera qui dentro è nera, quindi io sto fondamentalmente togliendo la parte nera per far uscire maggiormente la zona in luce che mi interessa. Solitamente questo lavoro viene fatto sulle parti già in luce dell'immagine, comunque io ho la possibilità di lavorare col pennello sia settando l'opacità sia settando il metodo di diffusione in modo da avere un controllo pressoché totale di ciò che sto mettendo in luce e di ciò che invece non voglio che sia in luce e viceversa in ombra nel caso dell'altra maschera di livello. Bene, fatto. Fatto. A questo punto unisco tutti quanti i livelli in un'unica immagine. Tolgo la visibilità di tutti quanti i livelli che ho creato per fare un confronto tra prima e dopo. Il dopo, il prima. Il dopo, il prima. Vi sembra che questo dopo sia un po' più carico, un po' più di volume, un po' più espressivo? A me sì, ma non ho ancora finito. Lo duplico. Vado in filtri, high pass, che si trova in realtà qui in other, altri, high pass, pass alto. High Pass è un filtro particolare che serve a creare una maschera che tira fuori determinati dettagli. Non so se si riesce a vedere, se si riuscirà a vedere a seconda dello schermo che vede, ma comunque qua dentro si riescono a notare bene gli anelli della cotta del camaglio che porta in testa, un po' la barba, soprattutto gli occhi. La foto così non andrebbe bene, ma io lo metto in vivid light, luce vivida.
Di nuovo tolgo e aggiungo. Potete notare? Potete notare cosa sta succedendo? Tolgo e aggiungo. Che cosa ho tolto? Che cosa ho aggiunto? Ora, Vivid Light è un livello di regolazione che fondamentalmente unisce il livello sovrastante con quello sottostante unicamente tramite le luci vivide, le luci più accese. In questo caso le luci più accese sono quelle dell'armatura, del camaglio, del metallo, e infatti sembra che siano più luminose. Ho creato ancora più volume, ancora più tridimensionalità. Questo però è un sistema, quello dell'iPass, che viene considerato distruttivo perché aggiunge del rumore, della grana, delle distorsioni all'interno dell'immagine, quindi non è conveniente farlo sempre in tutte le immagini, soprattutto nelle immagini con alto rumore non deve essere fatto, ma non deve essere fatto nemmeno a livelli al 100%, lasciando l'opacità al 100%, perché se io vado a vedere la foto al suo 100%, io dovrei lavorare così, adesso non ci sto lavorando, vedete, lavorando così mi sarei accorto che qui c'è ancora un puntino nero. Comunque, guardate l'occhio, guardate bene l'occhio. Senza l'iPass, con l'iPass. Allora, senza l'iPass io l'occhio ce l'ho tendenzialmente buono. Con l'iPass io gli ho dato un po' più di nitidezza, però gli ho aggiunto anche tutta una serie di rumori che sono poco piacevoli. Quindi io questa, l'opacità, la sposto tradizionalmente, per quanto riguarda le mie foto, la metto al 70%. E già così va bene. E poi creo una maschera. Questa volta dal bianco vado al nero, perché mi interessa averla tutta, creo una maschera. Che pulisce leggermente, per pulire leggermente la sclera dell'occhio e farla tornare bianca. Perfetto. La foto è perfetta. Rifusa in un unico livello che tiene conto di tutte quante le regolazioni. Questo è il dopo, ve lo faccio vedere un po' più grande, troppo grande, troppo piccolo, troppo grande. Questo è il dopo, questo era il prima. Vi piacciono tutte e due? Sì, probabilmente anche questa andava bene, ma questa ha più volume, ha un nero più contrastato, che crea più tridimensionalità all'immagine. Salvo. Mentre salvo ci mette un pizzichino, perché comunque sono immagini abbastanza grosse, avete visto come funziona al 100%. Prima stavo al 16, 50, 66, 100%. Questo è il livello di dettaglio con cui io lavoro quando fotografo per quanto riguarda la pubblicità o per quanto riguarda gli eventi. Quasi arrivati al 60%. Ci sono alcuni dettagli che potrei risolvere, tipo questo pelo, questo difetto qui. Abbiamo visto ingrandendolo al 100% che ci sono alcuni difetti della pelle che a questa dimensione non si riescono a notare. In questo momento non mi interessa. Salvato tutto, torno su Lightroom. Su Lightroom a questo punto io avrò due immagini, che sono le due immagini del prima e del dopo, cioè la versione fatta solamente dentro Lightroom e la versione fatta in Photoshop. Infatti questo è un PSD e vediamo anche che c'è una leggera differenza dell'incarnato della pelle. Questa è l'immagine finale. Questa è l'immagine finale. Decido di mettergli 4 stelline e vado ad esportare. Torno in libreria. Esporto. Nell'esportazione faccio notare alcune cose. Primo, in realtà io ho scattato con la macchina fotografica in Adobe RGB. Quando ho importato l'immagine su Photoshop, adesso voi non l'avete vista, però in realtà lo chiede, mi dice: guarda che la foto è stata scattata in Adobe RGB,
ma tu stai lavorando sul tuo computer in sRGB, vuoi cambiare il profilo colore? Io ho detto di sì, perché? Perché poi l'esportazione finale in JPEG sarà in sRGB, quindi io lavoro già automaticamente con i colori che poi farò vedere al web. Se questa foto fosse stata pensata per la stampa, avrei lavorato sempre e solo in Adobe RGB. Comunque, metto una qualità dell'80%. Dal punto di vista percettivo, tra 80% e 100% non si nota praticamente nulla, almeno su queste dimensioni, però l'80% mi permette di avere quasi la stessa qualità del 100%, riducendo molto il peso dell'immagine, quindi permettendola, dato che questa è un'immagine che poi sarà pubblicata sul web, di scaricarla e di visualizzarla prima. Per quanto riguarda l'immagine, quella è un'immagine enorme che è grossa circa 5.000 pixel per lato lungo. Non ci interessa far vedere una cosa così grande, quindi la riduciamo a 1600. Yeah, 1600 pixel sul lato lungo, a una risoluzione di 150 pixel per pollice, cioè PPI. Ora, questa ce ne frega relativamente. Questa è una risoluzione che serve per una visualizzazione migliore su determinati monitor piuttosto che su altri e che poi dà anche delle informazioni per quanto riguarda la stampa, ma in realtà la cosa importante è questa, cioè la dimensione in pixel, molto più della risoluzione dei pixel per pollice. Dicevo, non mi interessa andare a stampare queste immagini, quindi la nitidezza la faccio per lo schermo, non mi metto nemmeno a controllare carta opaca e carta lucida, che fondamentalmente non fa altro che modificare leggermente i neri e i bianchi. E visto che è una foto che sto facendo anche per promuovere l'evento, metto la filigrana, cioè una firmetta dove c'è sia la mia firma che il logo dell'evento. Esporto. Ci vuole un po', ha finito. Vado nella cartella, eccola qui. Signore e signori, la foto è finita. Ora, una piccola precisazione. Nel passaggio da sRGB ad Adobe RGB e nella specifica di come io ho impostato la visibilità dei colori su questo monitor, si potrà notare che c'è un maggior quantitativo di rosso sull'incarnato del soggetto e sulla sua armatura rispetto a quello che ho fatto. Quindi, che cosa succede? Che nel mio procedimento di post-produzione io devo sempre tener conto che nell'esportazione ci sarà un'immagine più rossa di quella che io lavoro. Quindi, quando la lavoro un po' più sbiadita perché so che l'esportazione viene più rossa. Questo è tutto per oggi, spero che vi siate divertiti, tra poco vedrete l'immagine completa anche sul mio sito e su Facebook. A presto, ciao!